Le telecamere di RTM sono nuovamente tornate dietro il Jolly, una parte importante della città di Ascoli Piceno, dove i bus carichi di turisti fanno tappa. E cosa trovano? Guardate! E allora, quelle che avete sentito sono gli argomenti che tra poco andremo ad approfondire nel corso dell'edizione del nostro telegiornale. Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. E come vi avevamo promesso nel corso delle passate edizioni del nostro telegiornale, le telecamere di RTM sono nuovamente tornate dietro il Jolly, questa zona centrale di Ascoli Piceno, una parte davvero importantissima per la città di Ascoli Piceno, perché proprio in quel punto arrivano i bus con i tanti turisti che poi vanno in giro a visitare le bellezze di Ascoli. Ma che cosa trovano questi turisti appena arrivano dietro il Jolly? Guardate, il servizio di Bernardino Comandini e il regista Gino Renato Fratini. Telespettatori di RTM, come promesso, siamo tornati al Jolly. Le immagini vi stanno facendo vedere la cosa più schifosa d'Italia, questa, guardate qua, anzi oggi voglio fare di più, ci vado dentro così la telecamera vi fa vedere bene le immagini, guardate i fili che portavano la luce, qui c'erano dei fasci di luce, guardate, guardate, guardate che schifezza, guardate, questa una volta era una cosa bellissima. Era una cosa stupenda, 20 anni fa, parliamo di 20 anni. Adesso è diventato un ritrovo di spacciatori, un ritrovo di alcolizzati, un ritrovo di nulla facenti, barboni che vengono qui a fare di tutto, meno quello che si faceva un tempo qui. Qui una volta venivano le persone anziane a giocare a carte, venivano i ragazzi a mangiare un gelato, si conoscevano qui i fidanzatini, facevano una passeggiata, adesso non ci possono venire più. Vi ricordo che qualche tempo fa una ragazzina di 13 anni è stata stuprata dagli extracomunitari che oggi ad Ascoli abbondano, non dicevamo il pondo, ma abbondano. Ora, guardate dietro di noi, muri scarabocchiati, una parvenza di monumento che è diventata una bacheca dove ci vanno a scrivere queste cose schifose che comprendono solo loro, queste zecche, perché queste le chiamo zecche, queste le chiamo feccia umana, perché uno che fa una cosa del genere, solo una zecca e una feccia umana può essere, una persona normale non lo fa, no, quello è una persona che non è normale, fa quello. Adesso la telecamera, Gino si gira a 360 gradi e vi fa vedere dietro di noi che ci sono dei pullman, dei turisti. Adesso mi metto a favore di telecamera. Io leggevo Padova. Ora parliamo di una città antica, una città romana, parliamo di Piazza del Popolo, parliamo di le 100 torri, la città del Travertino. Vogliamo fare turismo, riportare turismo ad Ascoli per riportare un po' di movimento, un po' di cultura, un po' di qualche soldino. Ora, questo è l'unico punto dove i pullman si possono fermare. È il capolinea di tutti i pullman dei turisti che vengono ad Ascoli. Ma secondo voi, e secondo me, ma secondo voi, questi signori che sono scesi qui stamattina, che hanno visto questa schifezza, perché questa, ripeto, è una schifezza, e adesso si trovano a Piazza del Popolo, si trovano nel monumento di San Demetrio, poi dopo uscite da San Demetrio e da Piazza del Popolo per riprendere il pullman dovranno tornare qui. Secondo voi il ricordo che portano a casa, le foto che portano a casa, saranno di Piazza del Popolo e San Demetrio o di questa schifezza? Io mi auguro che nessuno faccia delle foto e le porti a casa, perché altrimenti non ci facciamo una bella figura con questa schifezza. Poi guardate qui, guardate,
ditemi se vi sembra normale, perché per me normale non lo è, i San Pietrini si sono alzati di 40 centimetri, guardate, ci metto i piedi così vi faccio vedere, guardate, guardate, guardate. Se un turista disgraziatamente scendendo da questo pullman inciampa su una cosa del genere, non basta nemmeno l'ambulanza. Guardate qua, secondo voi, se andate a Roma, se andate a Bologna, se andate a Firenze, vedete questo? Non credo, perché io ho girato tutta l'Italia. Questa porcheria nemmeno a Napoli l'ho vista. No, giù non è così. E diciamo terroni a loro. No, i terroni siamo noi. Questa è terra di nessuno, il terzo mondo. Guardate, guardate qui, guardate le pietre, guardate. Guardami sta pietra, Gino. Una fidanzata per portarla sulla nanziata. Questo è il travertino di Ascoli Piceno. Ci mandiamo tanto dalla città del travertino, eccolo qua. Vi serve una pietra e la portate a casa. Va bene? Ma questo è anche pericoloso e l'ho detto anche nell'altro servizio. Disgraziatamente qualche tempo fa un extracomunitario ha portato via il pullman del servizio urbano, ha messo in moto e se n'è andato. Insomma, non siamo proprio dei fulmini di guerra, se ci facciamo portare via il pullman del servizio urbano. Però viene qui, raccoglie una pietra e la dà in testa al primo che passa. Tanto succede spesso con le scimitarre, con i coltelli, con le mazze da baseball. Qui non c'è bisogno, vieni qui, ce l'ha già. Ecco qua. Prende la pietrina, pec, e la dà sulla testa al primo anziano che passa, la prima persona che passa. Non ci sembra di fare bella figura. Io perlomeno oggi, quando questi signori torneranno a prendere il pullman, io mi vergogno. Come cittadino di Ascoli Piceno, come voce di RTM, perché io in questo momento sono la voce di RTM e Gino è l'occhio, mi vergogno di essere ascolano, perché questi signori, queste 100 persone che sono in giro per Ascoli e torneranno a casa loro, non porteranno un bel ricordo di questa schifezza. Allora ci domandiamo, ma quanto può costare ridare un po' di decoro a questo posto? Abbiamo messo le telecamere a Piazza del Popolo, abbiamo fatto il Grande Fratello, telecamere ovunque. E qui? Ma qui? Una telecamera piazzata qui in mezzo, che riprende tutta la piazza. Cosa costa? Zero. Ne abbiamo messe 40 dentro Ascoli, ne mettevamo 39. Una la mettiamo qui e facciamo servizio pubblico, diamo una bella pulita, sta arrivando l'estate, sta arrivando, no? Quindi sarebbe il caso di dare una sistemata, visto che qualche turista si comincia a vedere, buon per noi. Guardate dietro le spalle il Gino mentre sta camminando che cosa vi sta facendo vedere, guardate, guardate che schifezza, è cascato l'albero, è rimasto lì, guardate. Se questa vi sembra una cosa bella da vedere. E cantare a due voci quando mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Visto, dicevo prima, che sta arrivando la bella stagione e siamo ancora agli inizi, e io un consiglio lo darei. Una sistematina. A sta piazza l'abbiamo detto l'anno scorso, ma nessuno ha sentito il nostro grido, perché questo è un grido che viene dato dai cittadini, che sono orgogliosi di essere ascolani, ma lo vorrebbero essere a 360 gradi, non solo per Piazza del Popolo, non solo per San Demi, non solo per Piazza Ringo, anche per il Giolli, perché ripeto, capolinea
di tutti i pullman che vengono ad Ascoli Piceno. È questo l'unico posto dove si possono fermare. E non è giusto, non è bello far vedere questa cosa schifosa. L'altra volta ho detto una cosa vergognosa. Questa cosa mi fa arrabbiare, investire, per non dire altro, non lo posso dire in televisione. Però i cittadini mi capiscono e sanno di che pasta sono fatto. Questa è una cosa schifosa, signori. Ascolani, ribellatevi, facciamoci sentire. Questa è una cosa schifosa. Guardate, torniamo a ripetere, torniamo indietro con le immagini. Ditemi se vi sembra normale. Guardate. Ditemi se vi sembra normale questa cosa. La scuola. Sore mi dio se vo candida, cada metà fosse la città. Me vetate sulle lacrime, non capisce cosa sti semare. So passato pure la perchetta, è merda per me che ti tengo retta. Alla scuola, alla scuola. La scuola no. Tira la pedra, la scuola no, tira la pedra, e poi occulta la mano, nei pressi dell'ano, la scuola no, tira la pedra, la scuola no, tira la pedra, e poi la mano nasconde. Abbiamo fatto la piazzetta, abbiamo fatto l'inaugurazione. Tutti quanti in bomba magna, tutti in prima fila a battere le mani. Ma parliamo di 30 metri di distanza. Ma quando l'abbiamo fatto lì? Non lo potevamo fare pure qui? Sì. Spendevamo qualcosa in meno lì e lo facevamo pure qui. Facevamo destra e sinistra. Invece abbiamo fatto nord e sud. Figli e figliastri. Mi fermo qui. Sarà il caso che mi fermo qui. Comunque, caro sindaco Castelli, caro assessore ai lavori pubblici, mettiamoceli tutti. In primis mettiamo il sindaco, perché il primo cittadino è colui che ha la chiave della città. Si faccia un giro al Jolly, magari prima passa a Piazza del Popolo e guarda i cornicioni pieni d'erba e li sistemiamo, perché è una vergogna anche quella che oggi i cittadini che sono qui di Padova, questi signori a Piazza del Popolo, faranno le foto e vedranno come sono messe le grondaie sopra le logge di Piazza del Popolo, e poi torneranno qui e vedranno questa porcheria. Credo veramente oggi abbiamo fatto una zozza figura. Non la posso dire bella figura, voglio dire una cosa che mi viene spontanea. Questa è una zozza figura fatta dagli ascolani, perché qui la facciamo tutti una figura di, non voglio dire altro, ma mi avete capito, dal terzo mondo. Il Jolly, capolinea dei pullman, da Comandini Bernardino e da Gino Renato Fratini è tutto. Siamo tornati per la terza volta, torneremo per la quarta e torneremo per la quinta. Noi, come cittadini di Ascoli Piceno, ci vergogniamo di questa cosa. Che figura di merda!